fiume Tusciano, acqua nera. Chiude l'ISES disabili in altre strutture. Elezioni Monte Corvino Pugliano, incontro con Lamberti. Ponte Cagnano, la maggioranza difende Sica. Legge Severino, rinviata la sentenza. Chiede danni al comune di Eboli, perde la causa. Commercio a Battipaglia, riproposta la carta giovani. Crash Eboli, il mister, l'amministrazione risolve il problema delle strutture. L'acqua del fiume Tusciano diventa nera e la Polizia Municipale di Olevano sul Tusciano scopre un canale di irrigazione dove è stato riversato un liquido untuoso di colore olivastro. La condotta in superficie in località Frosano e sbocca proprio nel fiume. Ieri gli agenti del locale comando, guidato dal tenente colonnello Gerardo Giuliano, insieme ai tecnici dell'ARPAC, hanno fatto dei prelievi anche nel torrente Tarazzo, che segna il confine tra Olevano e Monte Corvino Rovella. Il quadro descritto dagli investigatori è preoccupante. L'inquinamento delle acque fluviali appare diffuso. A far scattare le indagini ambientali sono state le continue lagnanze di alcuni residenti di Olevano e di Battipaglia. Cala il sipario sull'ISES. Dopo gli stipendi e l'accreditamento regionale, la clinica di Via Roma perde anche i pazienti. Dal 1 dicembre i disabili verranno dirottati in altre cliniche della provincia di Salerno. La decisione è assunta dall'ASL. Giovedì scorso le mamme di alcuni disabili hanno raggiunto il comune. L'incontro con il sindaco Cariello e il capogruppo Busillo è stato drammatico. Mio figlio è stato spostato in una clinica ad Acerno, ma come posso accompagnarlo ogni giorno da Eboli ad Acerno? Strade senza manutenzione, curve piene di buche, frane continue, pericolo neve. Per le mamme ebolitane è un incubo. Acerno non è stata una scelta oculata da parte dell'ASL. Sono circa 70 i disabili che l'ISES ospitava, 20 in convitto completo. Trascorrevano notte e giorno nella clinica del centro storico. Altri 50 ragazzi erano seguiti di mattina e di pomeriggio, la sera tornavano a casa. Se le mamme protestano, i dipendenti ISES sono senza stipendio da 11 mesi, senza contributi INPS da 9 anni e dal 1 dicembre non avranno più un lavoro. A gettare acqua sul fuoco il sindaco. Il trasferimento dei pazienti in altre strutture è una scelta dell'ASL, ma l'ISES non chiude. Ho sentito il commissario ASL Postiglione. Non appena la clinica verrà trasferita a Rione Pescara e riotterrà l'accreditamento regionale, i pazienti torneranno ad Eboli. Ma mi chiedo i due parlamentari ebolitani, Cardiello e Cuomo, cosa stiano facendo di fronte al dramma occupazionale di 98 famiglie. Forza Italia solidale con i dipendenti. La verità è che ci sono imprenditori senza scrupoli interessati a incassare i 3,5 milioni di euro che la Regione ogni anno assegnava all'ISES, attacca Cardiello. Si faccia piena luce sui debiti della clinica. Chi ha sbagliato deve pagare. Incontro operativo privato di coalizione a Monte Corvino Pugliano tra i rappresentanti del Movimento Civico Liberamente, guidato dal candidato sindaco Gianfranco Lamberti, già primo cittadino di Livorno, e l'ex assessore Alessandro Chiola. Il summit servirà per stabilire e ufficializzare la candidatura di Lamberti. L'obiettivo è che si possa trovare la chiave di un percorso unitario fatto di rinnovamento, partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa. Nei prossimi giorni si conosceranno tutti i dettagli. Sindaco all'attacco e maggioranza stretta intorno al suo leader, Ernesto Sica, supera senza turbolenze il consiglio comunale monotematico richiesto dal PD sull'inchiesta giudiziaria che l'ha visto coinvolto e si scaglia contro i suoi avversari, ritenuti responsabili di aver allestito una campagna denigratoria costante e quotidiana condita da assurde illazioni e provocazioni. Non ho intenzione di approfondire vicende che non appartengono al dibattito politico. È stato il succo del discorso del primo cittadino pronunciato durante la assise di ieri. Ogni cosa sarà discussa in sedi e momenti idoni. Il sottoscritto ha ricevuto un avviso di garanzia riguardanti circostanze a tutti note. Per questo motivo credo sia doveroso rispettare il lavoro della magistratura osservando l'opportuno silenzio. Di qui l'affondo nei confronti della minoranza. Sto prendendo in considerazione azioni penali per difendere la mia persona dal fango che mi è stato riversato ingiustamente addosso.
è stata rinviata al 17 dicembre la sentenza sul procedimento di merito sul ricorso presentato dai legali di Vincenzo De Luca, Antonio Brancaccio e Lorenzo Lentini contro il decreto di sospensione messo in applicazione alla legge Severino che aveva disposto la sospensione di De Luca dalla carica di governatore campano. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione del Tribunale di Napoli. Si frattura la gamba in un presunto incidente stradale, ma si ricovera in ospedale dopo 3 giorni. Per il giudice di pace la paziente non è credibile. La richiesta di risarcimento presentata al comune è stata quindi respinta. Si è conclusa con una figuraccia la deposizione di una donna davanti al giudice di pace. Aveva chiesto i danni per un incidente stradale. Il sinistro sarebbe stato provocato da una buca nell'asfalto. Gli avvocati del comune hanno fatto notare al magistrato che la data dell'incidente non coincideva con il ricovero in ospedale. C'erano 3 giorni di distanza tra il trauma e il ricovero. La signora sarebbe rimasta a casa con la gamba fratturata. Trascorse 36 ore, si è fatta visitare da un ortopedico, sarebbe quindi trascorso troppo tempo. La signora era sicuramente ferita, ma dell'incidente non c'è nessuna traccia. Il ricorso è stato rigettato, il comune non dovrà risarcire la paziente che ora rischia un'incriminazione penale per tentata truffa. Forza Italia ripropone la carta giovani, il PD rivendica la paternità dell'idea, ma apre alla gioventù azzurra. Il confronto è tra Lorenzo Forlano, coordinatore cittadino dei giovani forzisti, e Alessio Cairone, ex coordinatore della giovanile Dem Battipagliese. L'idea, già messa in atto negli anni scorsi, è quella di una carta che possa incentivare i giovani a spendere all'interno della propria città. Nei prossimi giorni Berlusconis dovrebbero incontrare la commissione straordinaria, sì da riuscire a ottenere il beneplacito dell'amministrazione. Per la quinta di campionato nazionale di hockey su pista categoria 2 si leva l'appello della Cresce al sindaco Massimo Cariello affinché si trovi un maggiore equilibrio nell'utilizzo del Paladirseo. È stata l'ennesima settimana piena di difficoltà per gli allenamenti, pochi orari pista disponibili per noi, sballati e soprattutto solo pomeridiani in favore del calcio a 5 che gioca partite infrasettimanali amichevoli. Militiamo in A2 e noi non riusciamo neppure a fare allenamento con una prima squadra. Il parquet è sempre sporco, così come gli spogliatoi, afferma Berniero Gallotta, direttore tecnico della Cresce. Non possiamo andare avanti così. Al di là della giovane età degli atleti, la squadra si struttura e si amalgama attraverso la possibilità di allenarsi a dovere e in questo inizio di campionato per noi non è stato così. Il sindaco Cariello convochi al più presto una riunione per mettere fine alle penalizzazioni che la Cresce sta subendo da luglio.